stadio maschile. Benvenuti 2023 per la borgata alla piazza. Federico Banzo. Vincitrice stadio femminile dei Mossi 2023 per la borgata alla piazza, Ilaria Albani. Così alla fine la piazza si è aggiudicata la 30ª edizione del Palio dei Mussi di Riese Pio X. Una manifestazione che da sempre coinvolge tutti i colmelli e che vuole innanzitutto non far dimenticare le proprie radici. Storie di luoghi che raccontano la fatica dei campi, come la Iara, dove c'erano più sassi che terra dove seminare. Oppure come le terre grosse, dove bastava una pioggia per impantanare carri, bestie e uomini. Tempi passati, ma da non dimenticare, per le lezioni che ancora oggi ci possono dare. Ed è per questo che accanto alla sfida tra asini e fantini non può mancare la sfilata storica fatta di attrezzi che raccontano l'ingegno contadino e vestiari dove fazzolettoni e gonne lunghe nascondevano agli uomini una conquista che ti impegnava per la vita. Questa è una tradizione che ormai va avanti da 30 anni, ma che richiama una tradizione ormai secolare, vorrei dire, ed è un momento di festa per questo paese. Questa partecipazione dimostra che ripensare le proprie tradizioni, riviverle e ricrearle è la strada giusta per farle veramente continuare nel tempo. Allora, pronti, via! Partita velocissima con... Ma è nella gara che poi emerge il senso di appartenenza, in quel sano campanilismo che non degrada il concorrente, ma sprona a migliorarsi costantemente. E qui non c'è distinzione tra sessi, né tra asini né tra fantini. Qui conta l'affiatamento tra umano e animale, perché altrimenti gli zoccoli si piantano e non ce n'è per nessuno. E allora da spettatore scopri che a discapito della tradizione a volte c'è più saggezza nel musso che nel suo fantino, troppo preso magari nella gara. Del resto qui, prima o dopo, questo recinto si è tutti da Riese, ma nella corsa ognuno è per sé e Pio X è per tutti. Il Biveggio Fantino da Riese, Beltrame Orazio. Come si fa per guidare un muso? Un muso per tanta pazienza. Sì. Che motivazione, con i musi o con gli uomini? Con gli uomini.